Gabriella, tu mi fai girare la testa. Gabriella! Oh, signora. Va bene, non solo dormi fino alle 10, ma addirittura nel mio letto. Il suo letto? Brava, è così che ti curi della casa, eh? E io che mi fidavo di te. Sì, signor, mi scusi, non lo faccio più. È che... Ieri era giorno d'uscita. E questa sarebbe una giustificazione? No, è che mi sono sentita poco bene, signor. Un po' di comprensione, non mica ha fatto niente di male, signor. Ma che signor e signor? Queste cose io non le tollero. Vabbè, vabbè, però non si arrabbi, signor. In fondo lei aveva detto che tornava sabato. Ah, sì? Allora scusami se mi sono permessa di tornare un giorno prima. Un'altra volta ti manderò un telegramma, eh? Ecco, brava, raccogli tutta la tua roba, mettila in una valigia e trovati un altro posto. Perché qui hai chiuso, capito? Chiuso! Vuol dire che mi licenzia? Sì, ti do gli 8 giorni e fuori dai piedi. Ma signor... Ma signor... Ma perdoni, signor, non lo faccio più. Roba da matti. Oh, signor, mi scusi, non faccio più. No, no, vattene, basta. Voglio fare il bagno. Ma signor... Uffa!
Mamma mia, dove sta la trussa? La trussa della padrona. Dove sta? Sono rovinata. Non c'è. Ma dove sta? Non c'è. Pronto? Sì, casa Marini. Sì. Sì, la chiamo subito. Virginia? Virginia, ti vogliono al telefono. Sì, grazie. Virginia, vuoi sbrigarti? Il telefono serve anche a noi, non l'abbiamo messo solo per te. Avrò il diritto di ricevere una telefonata. Non sono mica una schiava io. Io mi accontenterei che tu facessi la donna di servizio. Io faccio quello che devo fare. Se non vi vado bene, mi pagate tutte le mesate che avanzo, va bene? Oppure ve ne scegliete un'altra. Sì, sì, li avrai i tuoi soldi. Che sfacciata. Se ti sentisse mio marito, sai che urli in questa casa. Sì, lo faccio venire, così con l'urli miei facciamo un bel duetto. Pronto? Come? Che? Ah, Gabriele, ma che sei ancora sbronza? Ma no! Ieri sera, quando v'ho incontrato per le scale con Monica. Sì, lo so che ero sbronza, ma voglio sapere se mi avete fregato la truzza per farmi uno scherzo. Sì, era della padrona. E che io faccio sti scherzi? Ma te lo giuro, e posso sciogare tutte e due l'occhi. Mi dammi il telefono che io chiami. Ah, ma siamo le solite un'altra volta. Ma quante volte te lo devo dire che il telefono in questa casa deve essere sempre libero? Shh, zitto, per carità. Su, calmati. Non ricominciamo con le tue solite scenate. Dobbiamo sopportarla finché non la paghiamo, no? Sì, ma è un ricatto. È un ricatto. Tutta colpa di questa maledetta raucedine. Ma verrà, sai, il giorno del mio grande ritorno, della mia grande rentrée. Verrà. Ma no, sta calma. Intanto prova a telefonare a Monica. Capito? Poi adesso vengo io, eh? Tanto non c'ho niente da fare. Sì, sì, sì. Mo' telefono a Monica. Sì, ciao. Pronto? Siete di Gabriella? Scusa un momento, cosa mangi? Prosciutto di venerdì, ma sputa, c'ha sputo, domanda perdono a Gesù. Se ti mangi prosciutto ti va all'inferno. Dimmi, Gabriella, che fa stil? Pourquoi pleures-tu? Monica, si è fregato il panino mio. Stai déjà dico tu in due papà, parli all'italiano. E mica posso piangere in francese. Come la trousse della tua parona, eh? Chi la gamma è più? Monica? Perché avete preso il panino di Federico? Perché oggi prosciutto, giambone e peccato. Lo dica a mamma! Lei impari a fare l'istitutrice. Invece di tingersi le labbra, insegni ai bambini che il venerdì è giorno di magro. Monica, allora? Restituisca subito panino, prosciutto, bambino. E ciao, Gabriella, se mai vengo su. Ma signora, se venerdì... Per educazione dei bambini ci pensa la signorina. Sì, ma questa è la cena francese, la educa la francese, la me capisse, no? Monica, basta. Questa casa privata, non uno convento. Mannaggia. E adesso come faccio? Vengo. Ma Virginia, l'hai trovata? Ma che, la Madonna mi ha voluto punire, non mi fa sposare più Pasquale mio. E piantala, adesso la Madonna manda a velare un matrimonio per una trussa. Per la trussa magari no, ma pensa è stata con un tromo, sì. Che? Con un altro uomo? Oh. Ma non ho mica fatto niente di male, sa? È un gentiluomo, non mi ha toccato manco con dito. Davvero? Sì. Ma allora ti ha fregato la trusse? È chiaro. Dici? Ma io riconosco certi gentiluomini. O vengono per pomiciare o per fregarti la borsetta. E se questo non ha pomiciato? No, non può essere. Era troppo distinto, troppo educato. Poteva essere un professionista, forse un geometra, chissà. Bruno, con certi occhi, assomigliava tutto a Pasquale mio, tutto. C'aveva perfetti neri come lui. È stata la somiglianza, capisci, che mi ha scombussolato. Accidenti.
A Gabriele, io capisco solo che ti sei fatta buggerare, ecco. Oh, non ci posso credere, sentissi con che sentimento cantava Tu mi fai girare la testa. Che te cantava? Tu mi fai... quella che fa... Tu mi fai girare la testa. Capito, no? Ma è roba da matti. Taram, 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 poi, te me che avevi messo paura. L'hai ritrovata, no? Sì, trovata in corno. E te canti? Ma no, mi stava raccontando di uno... Non deve sapere niente nessuno, io piuttosto vado in galera, ma Pasquale mio non deve sapere niente. Ma cosa che entra Pasquale? Ma che ne so io, questa è una scema. Sì, sarò scema, ma tu non conosci Pasquale, non sai quanto è geloso. Mi raccomando, Virgitetta, per te quello che ti ho detto. Oh, Madonna, eccola. Ma no, sta calma, forse non se n'è accorta, vai, vai. Gabriella! La voce di quando è rabbiosa. Gabriella! Oddio, ci siamo. Gabriella? Oh, di la verità, che ti conviene, capito? Vedrò, andate, andate. Sant'Antonio, che pastiscio che ha combina. Stai zitta, fammi sentire. E comandi, signore. Dov'è la Trusdoro che stava qui? Dov'è? Quella con la pietra verde sul coperchio e il nome dentro? Sì. Quella col piumino di bambagia rosa e il bottone nero? Quella, quella. Ah, io non lo so, io non la conosco. Bugiarda, sai anche come era fatta e dici di non averla mai vista. In questa casa viviamo solo io e te. E qui non c'entra mai nessuno. A meno che tu non abbia ricevuto qualcuno qui dentro. Oh, signore, ma perché mi ha preso? Io sono una ragazza onesta, sa? Onesta, eh? Adesso lo vedremo. Oh, madonna mia, fa che non si arrabbi troppo. Ma qui non si sente niente. Ma cosa potremmo farne noi altri? Mi vago a casa. Sì, è meglio che andiamo a casa, sennò chissà che segretano. Aspetta un momento. Vero, mi non ho capito una roba. Cosa che entra, l'attrusco o Pasquale? C'entra, c'entra, e come? Tutto qui è il busille, sì. Oh. Ma che non l'hai sentita? Quella però vuole che non dica niente. Oh. Ma io non l'ho presa, signore, inutile che cerca. Se vuole gliela ripago, me la trattenga sul mensile, magari a rate. Ma cosa vuoi pagare? Tutta la vita che ci vorrebbe. Mezzo milione costava, sai? Mezzo milione! Oh, Gesù. Io credevo che valesse 10 o 20 mila lire. Allora l'hai presa tu, confessi. No, no, io non posso confessare, signore. Il fatto è che l'ho presa, ma non l'ho presa. Se mi lascia un po' di tempo, io gliela posso cercare, signore. Me lasci spiegare. Ma che cosa vuoi spiegare? Questo è furto bello e buono, hai capito? Roba da galera. No, signor, no, io non l'ho rubata, glielo giuro. Forse lo so chi è stato, ma non sono sicura. E allora parla, chi è stato? No, no, non posso parlare, non posso. Se lo viene a sapere Pasquale, al paese mio, io sono rovinata. Quello non mi sposa più. Basta, io mi sono stufata di perdere tempo, hai capito? Ora telefono all'avvocato Guglielmi, penserà lui a tirarti fuori la verità. Te la sbrigherai con lui. Pronto? Casa dell'avvocato Guglielmi. C'è l'avvocato Guglielmi? La signora Giraud. Quella che sta a Lattico. Come? Signora Lattico? Non so se l'avvocato c'è. Sì, vabbè, vado a vedere. Signor avvocato? Signor avvocato? Che c'è? C'è una signora che la vuole. E lei c'è o non c'è? Ma come si chiama? A Lattico. A Lattico? Mm. E chi la conosce? Se non la conosce lei, è una che parla con la voce tutta nervosa. Nervosa? Oh. Pronto? Ah. Sì? Scusi, avvocato, se la disturbo. Sì? Pronto? Ho una trus d'oro che avevo in casa. Dica, dica. Vorrei sapere come lei vede la cosa. Per questo mi rivolgo a lei. Pronto? Avvocato? Ma avvocato, mi sta a sentire? Ma non si sente niente. Oh! Così impara a tenere le mani a posto. Un'altra volta, lo dico anche alla signora, sa? Pronto, scusi, signora, un contrattempo, sì. Spenga qualcosa. Pronto? Scusi, con chi parlo? Ah, la signora Giraud, sì. Ma pensi che la ragazza mi aveva detto a Lattico? Non capiscono mai niente queste benedette figliuole. Eh già, naturalmente, la colpa è sempre nostra, certo. Non si sa mai quello che si deve dire. Sono ai suoi ordini, signora, dica. Come? Una truce. Oh, povera signora. Ha fatto benissimo a telefonarmi. Io sono sempre a sua disposizione. Chi è? La signora Giraud, quella del Lattico. Buona quella. E cosa vuole da mio marito? Sì, signora. Sì, ho capito benissimo. Lasci fare a me, signora. Penso a tutto io. Sì? Sì. Vengo su subito. Verenina, la giacca. Era la signora Giraud, la cameriera, pare che le abbia rubato una trousse. Ah, sì? Già. E perché quella si è rivolta a te?
Non c'è il commissariato per queste cose? Ma non è possibile. E io conosco Gabriella, non può essere una ladra, si tratterà di una disgrazia. Zitta lei e vada a fare le faccende. Senti, Arnaldo, se ti scopro a fare il cascamorto con quella là... Ma io non faccio il cascamorto e poi basta che una poveretta viva sola che voi donne chissà cosa pensate. Povera cocca, come se non si sapesse come vive. In un anno ha cambiato 3 amanti, 3! Senti, appunto per questo, è troppo volubile. A me questi tipi non mi piacciono. E adesso fatti la tua ginnasticuccia, io vado su e in un momento mi sbrigo, eh? Aspetti, signor avvocato, Gabriella è svaporata ma onesta. Secondo me si tratta solo di ella. Ha cambiato 15 servizi in un anno, più iellata di così. Oh, ma che iellata, iellata. Arnaldo? Lei lascia in pace l'avvocato e torni subito al suo lavoro. Lei non ci crede, eh? Lo sa quanti ne abbiamo oggi? Venerdì 17. Beh, insomma, se sarà innocente... Vada via! Arnaldo, non sarebbe bene che telefonassi prima al commissario? Ma, certo, certo. Sì, sì, forse, forse è meglio. Beh, adesso gli telefono. Pronto? Pronto, commissariato? Sono l'avvocato Guglielmi. Vorrei parlare con un funzionario per denunciare il furto di una trousse della signora Giraud, che abita in via Iacini 41. Sì? Bene, aspetto all'apparecchio. Buongiorno, Venerina. Accidenti. Cosa c'hai? Ciò, che esco di casa e chi ti vedo di prima mattina? Un militare con la sporta. Cosa porto? Scarogna. E la porti, sì. Se fossi un soldato semplice saresti 38, speranza. Invece sei una tendente, sei 55, tristezza. Ma non dire stupidaggini, io sono sempre allegro. Beh, che cosa fai qui? Mi ha chiamato lui. Via, via. Non devi dar fastidio alle donne di servizio. E tu, torna dentro a fare le faccende. Accidenti. Cosa c'è? Adesso è finita, quello lava dalla Gabriella. Che cos'è successo? Gabriella è nei guai, è sparita una trussa alla padrona e vogliono denunciarla. Urca! Ma Gabriella è innocente. E cosa ne so, mi sento tutti i brividi addosso come se fosse colpa mia. Perché te sei una tusa. Tu avresti bisogno di un uomo forte che ti proteggesse, che ti stesse vicino, d'un soldà come me. E cosa sei, un soldato tu? Tu sei una donna di servizio. Marangoni! Signor sì, cosa fai qui? Tu non sei una donna di servizio, sei un soldato. Signor sì, è quello che... Silenzio! E vai a lavare i piatti, presto! Via! Signora. Grazie di essere venuto. Ho già telefonato al commissario, viene subito. Ma come? Io ho chiamato lei perché non volevo pubblicità e lei mi va a chiamare il commissario. Ma ero capace anch'io di farlo, sa? Calma, signora, stia calma. Lei non dovrà trattare con quella gente. Penso a tutto io. La cosa sarà risolta con la massima riservatezza. Dov'è la ragazza? Gliela chiamo subito. Ma credi che l'arresteranno? Certo, è un furto. Hai capito? Ne parlano come se fosse una ladra. E la colpa è tua. Mia. Sì, arriva la polizia. Voi aspettate qui. Buongiorno, commissario. Il commissario? Mamma mia, che succederà? Si accomodi, l'ascensore è da quella parte. Cosa dicevi prima? Io cosa c'entro? Niente, però quando hai visto l'avvocato che telefonava al commissario, dovevi impedirglielo, no? Certo, cosa credi? Che non abbia provato, ma è stato tutto inutile. Ti dirò che se eravamo soli ci sarei anche riuscita. Quello là per un pizzicotto a sedere è disposto a tutto. Ma c'era la moglie. Maria Vergine, ti è già ridisposto a farti toccare il dadrio. Beh, in certi casi, cara mia, il dadrio serve anche a quello. Avanti, su, parla. Io non l'ho rubata. La signora qui dice che tu stessa hai ammesso di averla presa. E vabbè, allora l'ho rubata. Se lei dà solo retta a quello che dice la signora. Ma è inutile che piangi adesso. Tanto la verità verrà fuori lo stesso. Signora, può descrivermi la trousse, l'oggetto in questione? Era una trousse d'oro. Oro, oro, non oro... Oro? Oro, oro. Con una pietra incastonata sul coperchio. Uno smeraldo. Ah, uno smeraldo? Uno smeraldo autentico. Ho capito. Un gioiello di famiglia. Beh, non proprio, un regalo. E la persona che glielo ha regalato? Ma scusi, dottore, io non vedo ai fini dell'inchiesta che cosa... Per sapere se c'è inciso un nome, che so, un monogramma, tanto per rendere più facile l'identificazione. Ma sì, gliel'ha regalato il commendatore, c'era scritto pure il nome, Cicci tuo. Zitta tu, hai anche il coraggio di parlare. Permette, signore? Chi è questo Cicci? Allora, ho
dottore, via, non complichiamo. La cosa è molto semplice. Ma lei chi è? Il marito? Magari. È il mio avvocato. Grazie. Intendevo dire che da un punto di vista dell'indagine la cosa è molto chiara. Si tratta di un furterello causato, diciamo, da civetteria. Se la ragazza restituisce la refurtiva, la mia patrocinata non inoltra la denuncia e noi mettiamo tutto a tacere. Io non ce l'ho la Truss, non ce l'ho! Calma, calma, se la Truss c'è, verrà fuori. Ma come, mette in dubbio che esista? No, dico che, dato che esiste, in qualche posto sarà, no? Intanto la ragazza va a vestirsi e viene con me al commissariato. Ma... Su, su. No, no, no. E là dirà tutto quello che c'ha da dire. Commissario! Commissario! Che c'è, hai perquisito la stanza? Sì, ma la Truss non c'è, ho trovato questa. Guardi che faccia sospetta. Deve essere il ganzo. Questo è Marlon Brando. Chi? Un pregiudicato. Sì, sì, cammina. Signor commissario, va bene, non va bene, ce l'ho. Andiamo, andiamo, ne parleremo poi al commissario. Io non l'ho preso, non ce l'ho. Arma! Che c'è? Hanno arrestato una cameriera che ha rubato il numero 41. E a me che me frega? Ma questa è la tua ragazza. Ma non di frescare. Ma guarda che mi hanno detto che è uno del quarto piano. Oh. Ma fosse proprio lei. E quella è matta. Tieni. Oh, ma tu sei assurdo, Matt! E che mi vuoi uccidere a me? Largo, largo, lasciate passare. Allora, lasci che le spieghi, guardi. Insomma, mi lasci in pace, guardi, se ha da dire qualcosa, venga a deporre al commissariato. Ma che commissariato? Quella poveretta non ha fatto niente, lei non la può arrestare. Io lo so, sono la sua migliore amica, guardi. Basta, prove ci vogliono, prove. Ma guardi, lei... È innocente, garantisco io, è un'amica mia, è solo che è un po' matta. E lei chi è? Ah... Ma Gabriele, sta tranquillo, ci penso io a te, hai capito? Ma tu che vuoi da me? Ma allora la ladra è lei. Ma quale ladra? Ma fammi il piacere, va. Ma mi sono venuti a dire che avevano arrestato una ladra. Ah sì, hai pensato a me, grazie tante. Beh, non vi bastate il film, che aspettate? Per varietà. Gloria. Ti serve una mano? Ma che è successo? Che ha fatto quell'amica tua? Niente, te l'ho detto, no. Ma se l'hanno portata via, qualche colpa ce l'avrà, no? Una colpa sola. Di essere una stupida che dà retta agli uomini. Perché? Tu non mi dai retta a me? Ma che c'entra? Tu non sei mica un uomo. Come? Ah, è che sono una bestia io. No, ma tu sei l'amore mio. Tu quando vieni con me non pensi a rubare le trusse. Tu pensi solo a una cosa. Perché? Tu no? Sì, ma noi ci vogliamo bene. Ci dobbiamo sposare. Virginia! Virginia, che c'è? Venerina forse che ha trovato la Truss. Sì. Sì, è andata una di quelle donnette che c'ha tutte le robe. Andiamo. Sì, vengo. Ma sarà una ricettatrice. Ma va, va. Senti, vieni qua. Pendolino, pendolino. Dove mai è andato a finire l'oggettino? Pendolino, pendolino. Dove mai è andato a finire l'oggettino? Bimbo, cosa soffi? Questo tra un po' non si muove più. Oi, si vede che manca la corrente. Ma se dobbiamo aspettare che torna la corrente, buonasera. Piccola ignara, mo io parlo della corrente magnetica. Mo è la corrente magnetica che fa oscillare il pendolino nella direzione dell'oggetto smarrito. Ma senta, lei ce l'ha il pallone? Ma quale pallone? Come quale? Quello di vetro, quello che ci si guarda dentro e si vede se lui ti pensa oppure ti fa le corna. La sfera di cristallo, vero? Beh... Ricordati bene, per tua norma e relativa regola, che io non sono una sonnambula, io sono una professionista. Scusi. Shh, zitta. Il pendolino si muove. È la corrente magnetica? No, è una corrente d'aria. La porta! E voi chi siete? Ben, a voi chi vi ha detto di entrare? Siamo amiche sue e fra noi non ci sono segreti. Siamo venute a vedere se avete trovato la Truss. Possono rimanere? Beh, se volete restare, restate. Ma mi raccomando di non disturbare. Cinina, chiudi bene gli occhi e pensa intensamente all'oggetto. Pendolino, pendolino, dove mai è andato a finire l'oggettino? Pendolino, pendolino, dove mai è andato a finire l'oggettino? A venire. Amatta, ma che dai retta alle maghe? Ma sei proprio scema. Va di bene come parla, sa. Io sono una veggente diplomata. Sì, e questa è una tonta patentata. Ma io credevo che fosse una cosa seria. E che? Il pendolino? Ma io volevo sapere dove che era la Truss. E vuoi che te lo dica quella là? E sei anche peccato. Ma savi io che le sei proibite dalla religione ste robe? Ignoranti. Siete delle ignoranti. Ecco, e mi dispiace.
e preso a scherzare sul mio pendolino, che è una cosa scientifica. Ignoranti. Ignorante sarà lei, va bene, è tutta la razza sua. A Monica, tu tappate le orecchie. Adesso glielo dico io che cosa ci deve fare con quel pendolino. E tu, a Madame de Debbe, aprile bene le orecchie. Insomma, se vuoi finire in galera, dillo. Almeno non stiamo a perdere tempo. Ma perché è così cattivo? Non capisci che sono disgraziata e non ho rubato niente, glielo ripeto. Ma allora, dove è andata a finire questa truce? Io non so niente e non posso di niente. So soltanto che mi sono cacciata in un grande impiccio. Ma le assicuro che io sono innocente, signor commissario. E tu che stai scrivendo? Una commedia? Ma il verbale, signor commissario. Aspetta un momento, sennò qui consumiamo tutta la cancelleria in dotazione. Senti, figliola, tu sei innocente. Sì. E allora perché non mi dici chi ha rubato la trousse? C'ho le ragioni mie. E poi uno mica dice sempre tutto. Poi non sono nemmeno sicura che è stato lui. Oh, finalmente hai detto lui. C'è un lui, allora. Hai scritto? No, ma lei mi aveva detto che... Scrivi, scrivi. L'imputata afferma che tace per motivi personali. Non è vero, non è vero, un momento, tace, io non l'ho detto mai, scrivete delle bugie. Ma no, stai buona, non è... Ma tu che stai scrivendo? Fammi sentire un po', leggi. L'imputata dice che tace e non l'ho detto mai, state scrivendo delle bugie, stai buona. Ma no, questo non lo devi scrivere. Signor commissario, senta, facciamo un patto. Se lei mi lascia libera, alla trousse ci penso io, metto a posto tutto io, stia tranquillo. Così gli lavo pure sta scocciatura. Basta, basta, non ne posso più. A te ti tengo qui finché non avrai detto la verità, capito? Senti, tu che sei un soldato semplice, mi puoi capire? Non c'ho ragione, forse? Beh, dipende. Sei mai stato fidanzato? Ma certo, ma che c'entra? Ma c'entra e come? Vorrei vedere se la fidanzata tua fosse uscita con un altro. Ah, la mia fidanzata è diventata mia moglie. Non era mica una donnaccia. Oh, perché io sarei una donnaccia, vero? Non vedi che c'ho ragione, stammi zitta. Perché voi altri uomini non capite niente. Appena una esce con un altro, subito lo giudicate male. Ma che? Hai tradito il tuo fidanzato? Ma che tradito? Il fidanzato mio sta al paese e voglio bene solo a lui. Lo so solo io la fatica che faccio la domenica per non tradirlo, con tutti i ragazzi che mi stanno intorno. Accidenti. Fai una volta che mi sono fatta incantare, ecco, paf, mi hanno fregato la trussa della padrona. Capisci adesso in che situazione sto? Se io dico al commissario che quello mi ha fregato la trussa, lui lo dice alla padrona, Pasquale lo viene a sapere e io rimango zitella. Commissario! Commissario! Ma che fa? Che c'è? Stai attento. Lei ha... Quella lì ha confessato. Ha detto che è stato uno a rubare. Non è vero. Brutto spione. Falso. E io che mi fidavo di te. Calma. Calma. Se questa è la verità, ti conviene. Cerca di capire. Brutto traditore. Ferma. Hai messo a verbale le dichiarazioni? No, io lo stavo a sentire. Ha parlato di un certo Pasquale. Non è vero. Pasquale è il fidanzato mio. Non c'entra per niente. Signor commissario, sono tutte bugie. Questo dovete arrestare perché questo è un traditore. Modera i termini, se no ti faccio arrestare per offesa a un pubblico ufficiale. Perché quello è un ufficiale? Io mi credevo che era un soldato. Avanti, preparati a scrivere. Sono pronto. Su, adesso che finalmente hai cominciato a parlare, ti siedi qui, con calma ci dici chi ha preso la trousse e noi ti lasciamo libera. Come? Se dico chi ha preso la trousse mi lasciate libera? Ma certo. Mi posso fidare? Come no? Basta che ci indichi la persona. Su, avanti. Se me lo dicevate prima, non litigavamo tanto. Allora scrivi. Io, Calcinetto Gabriella, dichiaro che la trousse l'ho presa io. Come? Sì, l'ho presa io, perché non ci credo. Glielo giuro, sa. Va bene. Bada che l'hai voluto tu, eh? Ed ora in avanti... Te la vedrai con il magistrato. Perché? Non me lascia libera? Sì, libera. Libera di finire alle mantellate.
E tu accompagnala di là. Ecco qua, baffetti e capelli impomatati. Eh sì, presso poco questo è il tipo di mascalzone che ha inguaiato Gabriella. E in più gli piace cantare, tu mi fai girare la testa. Ora noi dobbiamo assolutamente trovare dove sta e poi farlo carcerare. Andem, va, ma te par possibile con tanti baffi che c'è a Roma trovare quello giusto? Adestone, ma tu pensa ai baffi di tuo nonno. Va bene che sono tanti i baffetti, ma quelli che fregano le truste e sanno cantare, tu mi fai girare la testa, quanti volete che siano? Beh, allora, ci state o non ci state? Veramente per Gabriella lo farei, ma questo mese c'ho l'oroscopo sfavorevole e non vorrei che mi succedesse qualche cosa. Per me non sei questo, ma come si fa ad aiutare una che ha mancato il settimo comandamento? Dico, settimo, non rubare, ricordati, Ma non ha rubato. Mo dico, scherziamo, mo qui si tratta di uscire con degli uomini, andare per dei localacci, mo dico, siete matti. La gara son, la gara, no? Mi dispiace, ma al paese mio c'è un proverbio. Chi non si impiccia muore in pelliccia. È giusto. Sapete che vi dico? Ma andate a morire impellicciate tutte quante. A te sta Santarella appiccicata al muro. E tu, sciacqua gavette, scansate. A Gabriella ci penso io sola. Ma come fai a trovare quel tipo? Cosa c'hai, la calamita? Certo che c'ho la calamita. Eccola. E cosa ci fai con quella cipolla? Questo? E questo è lo specchietto per le allodole. Ma va. Appena si avvicina un baffetto, io tiro fuori l'orologio. E se quello cerca di fregarmelo, io paffete. Ma dove ti ha trovato sta roba? È del padrone mio, gliel'hanno regalato in una serata d'onore. Per me questo non è uno specchietto per le allodole, è uno specchietto per i pappagalli. Bene, dite quello che volete, ma non c'è nient'altro da fare. Il ladro bisogna coglierlo con le mani nel sacco. Se quello non è male, metti in un altro posto. I posti li controllo io, state tranquille. Basta che allunghi una mano, lo sistemo io. Arrivederci. Tu mi fai girare la testa. Il mio solo amore sei tu. Il mio cuore è balla? No, grazie. Ma guardi che è un bel ritmo, eh? No, grazie, sono stanca. Ma come, è arrivata adesso? Adesso, è arrivata stanca. Smamma, per favore. E smamma. Ci mandi a me, io vorrei cambiar pianeta per dimenticarti un po'. Partirò con la cometa, ma il tuo amor non scorderò. Fai girar la testa, il mio solo amore sei tu. Sono le 5:20. Il mio cuore. Grazie. È sempre in testa. Prego. E girando va su e giù, se girassi il mondo intero per trovarmi un altro amore, per cercarmi un cuor sincero, tornerei da te. Tu mi fai girar la testa. Tu mi fai girar la testa. La musica è cambiata. E allora? Allora balliamo? Ah. E mo mi devi dire perché? Perché? Perché il Papa non è re. E poi io sono già impegnata. Ah, e con chi? Con lui. Scusi, sa, ma mi salvi da questo pappagallo? Lo mangio, bevo. A chi? Ma no, non te mangia, non te mangia. Balliamo, su. E mi stringa, chi ha paura? No, io che non sono abituato alle abitudini del continente. Ma mi dica, che hai abitudini che le femmine invitano i maschi? No, è che a me piacciono molto gli uomini con i baffi. Allora io gli piaccio. Certo. Oh, ecco fatto, Reginie. La metto in margine. No, per oggi esco a piedi. Il bollettino ha detto che cambierà il tempo e che forse pioverà. Allora se si bagna... che si restringe. Ma allora che me l'ha fatta di Raffaele? Ma lei non si preoccupi. Oh, Armando?
Armando, di chi sono queste impronte, eh? Ma lei che fai, ragioniere o detective? Saranno le mie, adesso mica può pretendere che mi metta i guanti per toccare la macchina per sua. Per sua norma, il grasso misto a sudore intacca la vernice. E allora, quando la vernice è intaccata... Ha ragione, guardi, resta un momentino qui a ragionare che io torno subito, Monica, ma com'è che sei sola? E Virginia dove sta? Beh, mi non so precisamente. Ma come, mi ha detto che veniva con te, da tuo zio? Boh. Sta bugiarda, oh. Sta disgraziata. Ma guarda che ti cacca più malsa. Oh, senza che tu gli fai da paravento, sai. Oh, mi non passo da paravento nessun. Ehi, vien po' qua, te. Avanti, guardami bene in faccia. Dimmi un po', che c'è sta scritto qui sopra? Autorimessa per io. Ma no, dicevo che non c'è sta scritto mica Giocondo. E adesso mi devi dire la verità. Dove sta Virginia? Uffa. Sì? Alla salute di Massia. Lei è meridionale? Non completamente. Mio padre è siciliano, ma mia madre è calabrese. Le piace questo? Sì, bello. È tutto di platino, sa? E poi c'è pure il carillon, senta. Ma se mi toccano dove è il mio debole, come una vipera sarò. Vale un sacco di soldi, sa? Abbaggio Fernà, perché mi guardi e non favelli? Mi scusi, ero incantato. Come lo dice bene? Ma lo sa che lei ha una bella voce? Secondo me lei canta bene. No, ma che? Eppure c'è il tono alla Modugno. Senta. La sa quella che fa, tu mi fai girare la testa? Quella che hanno cantato prima? Senta, sia buono. Me ne canti un pezzettino soltanto, magari. Sape, io sono un poco timido. Ma per faccia un favore, andiamo in un angoletto soli. Sì, andiamo. Tu mi fai girare la testa. La 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 la. Ma che? Ma che sta a cantare? Scusi, sa, ma mi sembra il lamento di Geremia. Mi devo scusare, l'ho sentito una volta sola. Sono arrivato solo ieri nel continente e mi devo abituare. Come? Un giorno solo che è arrivato? Sì, ma che cosa importa? Mi ci trovo benissimo, specialmente con le femmine. Cose spregiudicate, libere. Oh, mamma mia. Quanto è tardi, devo andare via. Perché tardi? Sì, guardi che se arriva mio fratello qui succede qualche guaio, sapesse che tipo che è. Senta, ci vediamo dopo, sia buono, Sicuro, io sto qua, l'aspetto. Ecco. E poi magari gli canto di nuovo, tu mi fai girare la testa. Ecco, sì, bravo, dopo però, perché adesso invece della testa mi girano le scatole, ha capito? Arrivederci. Che femmina misteriosa. Permette questo ballo? Uffa, ancora lei. Ma lo sa che mi ha stufato? Oh, mi scusi. Sì, balliamo, ma balliamo dopo, si accomodi, prego. Posso? Certo. A me mi sono molto simpatici gli uomini con i baffetti. Lei ci viene spesso qui? Ah, io sto sempre qua. Carino questo orologio. Permette? È suo? Sì, è mio. È di valore, sa? Le interessa? Mi interessa. Mi interessa moltissimo. Cos'è? Ma è proprio suo. Ma sì, certo, è mio, gliel'ho detto, no? Sì, che lei nel 1940 faceva il barbiere. Io? Sì, facevo la barba alla vaglia che mi allattava. No, parlo dell'opera lirica. Il barbiere di Siviglia, lo conosce? No, no, a me non mi piacciono le opere. No? No, a me piacciono molto le canzoni, ecco. A me piace molto quella che fa... Tu mi fai girare la testa. La conosce? L'ho trovata finalmente!
Ma lei chi è? Ma tu che vuoi? Su, andiamo, adesso tu esci con me, hai capito? Ma Norma, guarda, lascia che ti spieghi, io non... È inutile, non mi incanti, adesso vieni fuori con me. Lei, dico, ma... anche se lei e suo fratello non si mettono alle mani addosso a una donna. Ma quale fratello? Ma tu che c'è? Allora il fratello è lei. Io non sono fratello di nessuno. Ciao, ma fate bene i fratelli, smettetelo un po'. E impicciatevi per i fatti vostri. Perché questi non sono fatti miei? No, la signorina è qua con me. Sì, con te. No, è per me. Sì, mo fa, ma la conta allora. Basta, silenzio, circolare. Via. Sono un agente di pubblica sicurezza. Che è un agente? Sì, è da un pezzo che lei cerca qualcuno per mollargli l'orologio. Ma che segrete? Già, e dal momento che la signorina non ha l'aspetto di uno che si chiama Arturo, e tantomeno di un baritono, adesso viene con me al commissariato. Andiamo, cammina. A Virginia? Ma che hai rubato? Sì, signor commissario, quell'orologio è di mio marito. Roba d'altri tempi, lei mi capisce. Digli che non sei niente, così le mandano le mantellate e ce ne liberiamo. Sì, così viene fuori la storia degli arretrati e diventiamo la favola del palazzo. Miseria. Sì, sì, signor commissario, quell'orologio l'ha regalato mio marito alla ragazza. Come premio. Come premio a lei, quell'orologio, il più bel ricordo della mia carriera. Sì, sì, grazie. Mi dispiace che ha dovuto disturbarsi. Ma per carità, scusi lei. Niente, niente. Buongiorno. Beh, chi ha detto? Eh? Piantala, non scrivere più, non serve. Allora? Lei può andare. I suoi padroni hanno confermato la versione. Ha visto? Ecco come succedono gli errori giudiziari. Un momento. Le do un consiglio, signorina. La smetta di fare indagini private sul furto di quella Trousse. Va bene? Perché? È proibito? È compito nostro. E poi il caso è già risolto. Eh già, è risolto perché Gabriella è una cameriera. Se invece fosse stata una signora, eh? Era lo stesso. E adesso basta, signorina, capito? Io sono buono e caro. Ma per bacco, se mi toccano sulla mia professione, io... Prenda questo maledetto orologio e se ne vada, per favore, se ne vada! Portiere? Figurate se c'è stava. E per piacere, che abita qui Gabriella Calcinetto? Sì, perché? Un telegramma. Sì, abita qui, ma adesso non c'è. Sta fuori? No, sta dentro. Come? No, voglio dire, sta dentro casa. Firmo io per lei. Ma non... E guardi, l'ascensore è guasto, abita al quinto piano. Ah, quinto, non salire. Mi dia la penna. Ecco qua. Giorno. Buongiorno. Mamma mia. Avvocato? Oh? Avvocato, qui bisogna fare qualche cosa. Sta arrivando Pasquale. Pasquale? E chi è Pasquale? Sì, Pasquale è il fidanzato di Gabriella, che se viene a sapere che sta dentro, quello manderà il matrimonio. C'è poco da fare, lo verrà a sapere ugualmente. Che ma... causa del suo mal pianga se stesso. Mi dispiace. Ma... Bonjour, mademoiselle. Come sta va? Ma Gabriella è innocente. Ah, questa è una causa penale, io sono un civilista, non saprei dove mettere le mani. Bonjour. Già, non sa dove mettere le mani. Mademoiselle. Noi dobbiamo vederci bientôt. E j'ai déjà pronta quella pratica per il suo soggiorno. Oui, merci beaucoup. Soyez sage. Beh, allora, un jour che lei non è tanto occupé con les enfants, je la viserai. Oui, je suis à votre disposition. Allora, les enfants, Gabriella. E adesso va per aria pure il matrimonio di quella disgraziata. Ma che donne siete, così insensibili a questa tragedia? Ma che c'avete al posto del cuore? Beh, se tratta di salvare un matrimonio... Ciò, dovevamo far qualcosa. È una parola. Oh, il matrimonio è un sacramento, sai. Non è mica una sciocchezza. Mi sembra la trama di Nozze Infrante. L'amore non conosce barriere. Ma va. E si redime solo quando è caduto nel fango. Ah, sembra impossibile, ma questi innamorati c'hanno una scarogna addosso. Come mi? Tu cosa c'entri? Senti, per me ci sto. Se Gabriella non si sposa mi farebbe troppo male. Brave, però bisogna stringere i tempi e trovare il colpevole prima che arrivi Pasquale. E tu fammi fumare. Però deve essere una cosa ben organizzata. È naturale, la città va divisa in zone. Ognuno di noi si prende una zona, così è più facile rastrellare tutti i baffetti, no? Va bene, però ci devi dire le caratteristiche precise di quel mascalzone. Ma se vi ho fatto pure il disegno... Ma dove sta? Eccolo qua, sì. Ecco qua. Occhi da pesce frasco, capelli infumatati e baffetti. Va bene? Buongiorno, signora. Buongiorno. Oh, signora, si accomodi. Grazie. Ancora?
ancora un momento e vengo subito. Sì, allora ti aspetto giù al portone, sbrigati, Finalmente! E suo marito? Sa, si scusa tanto, non è potuto venire perché ha una pratica urgente da sbrigare. Anche la domenica. Oh, purtroppo. Beh, i mariti, sa, quando sentono parlare di canasta, subito trovano qualche scusa. Già. Il mio addirittura scappa di casa. Oh, signora Beatrice, che piacere vederla. Di qui, prego, signora Beatrice, la mia invincibile compagna. Allora vogliamo riprendere i nostri posti? Colonnello, io oggi sono in forma. Prego, prego. Scusate, io mi metto lì. Allora io mi metto qua, e tu con chi fai coppia? Signora, signora. Allora io vado. Sì, cara, vai, vai. Ma mi raccomando, alle 8 in punta a casa. Che raccomandatore, mi vuole aiutare con i portaceneri? Si accomodi. Scusate, ma oggi è domenica e la donna è... Chi lo dice? Con queste nuove leggi loro sono le padrone e noi siamo diventate le serve. A casa mia, care signore, tutta un'altra cosa. Io c'ho l'attendente, le stellette, sempre a mia disposizione, sempre. E dov'è adesso? È uscito. E fai presto che facciamo tardi. Eccomi. Allora, la mia zona Sevilla Borghese. Come ti sei vestita? Ma guarda questa, ma così non combini niente. Ah, ma col vestito dell'Assunta. Vieni qua, vieni. Devi essere più attraente, più vistosa, hai capito? Apri qua, apri, ecco qua. Poi con sta faccia così sbiadita. Ma non ce l'hai un po' di rossetto? No, non lo uso, zio Gino dice che sia roba del diavolo. Del diavolo? Ma quale diavolo? Aspetta che ti presto il mio, Ecco qua, t'ho preso pure gli orecchini. Devi essere bella, hai capito? Ecco qua, tieni. È già uscita, Venerina? Ma che non lo sai, ha da fare oggi? Ma possiamo uscire insieme. Uniamo l'utile al dilettevole. Ma che ti sei messo in testa? La segatura? Venerina deve stare tutto il giorno alla stazione per agganciare i baffetti. Va bene? Ma Monica, come te sei combinata? Mi sembri una matta. Perché? Ma dove pensi di andare? Al carnevale di Viareggio? Aspetta che te pulisco. Ma tu guarda questa. Non doveva andare a giocare a canasta? No, mi fa male la testa, resto a casa. Ciao, mi raccomando. Ci vediamo stasera. Salutiamo. E lei che fa qui? Ho commissariato, paese nei miei sono. E mi hanno detto dove abitavi, così ti ho fatto la sorpresa. Che bella sorpresa. Ma che sei messo in testa? Io? Intenzione seria, te lo giuro. Non se ne vuoi andare? Guardi che se viene il fidanzato mio, qui succede il 48, sa? Ah, che parlo turco? Non ti scantare, Bertuzza, non ti scantare. Ah, ma allora turco parli tu. Stammi bene a sentire. Io non ti filo per niente. In più sono fidanzata e poi non mi piacciono gli uomini con i baffi, va bene? Ma come mi diceste che i miei baffi ti piacevano? Perché cambiasta così? Già, che non lo sai che noi donne siamo volubili, Virgi, ancora sto beduino tra i piedi qua. No, Erma, è venuta a chiedermi un'informazione, ecco. Sì, è la seconda volta che ti trovo con compare Turiddu. Ma che volevo fare, cavalleria rusticata? Io sto qui, è prontissimo sogno. Ma no, guarda, Erma, che vuoi che me ne importi di lui? Te l'ho detto, io l'ho incontrato così per caso. Chissà che segrete. Io sono innamorata di lui. Anzi, guarda, lo bacio. Ma che vuoi di più? Sempre in mezzo ai piedi, sa? Cammina, va. Femmine continentale. Vipere sete. Monta, va, andiamo. Dove? Andiamo a fare una gita, guarda, è la macchina del ragioniere. Lui sta a letto con la febbre. Ma che sei scemo? Primo io non salgo su una macchina di un altro. E secondo poi io c'ho da fare. E che c'hai da fare? È morta una zia. Ma quale zia? È una zia, tu non la conosci. Devo andare al funerale. Su, lasciami andare. Beh, ti posso accompagnare, no? Ma che accompagna? Che ti vuoi rovinare la giornata? Sai che divertimento. Ci vediamo dopo, Ciao. Ma cosa c'è? Ciò che sono di pattuglia. Venerina, aspetta un minuto. Aspetta un corno, oggi c'è l'operazione baffetto, non vorrei mica rovinarmi tutto. No, anzi, andiamo insieme, facciamo un'azione combinata. Ma cosa vuoi combinare se mi vedono in giro con un uomo? Finita. Ti trovo finta di niente. Chi è? Quello lì. Cosa c'è? E come cosa c'è? Baffetti, capelli ricci, sta sul luogo del delitto. Vai, vai, questo me lo lavoro io. Può essere pericoloso, lascialo, me lo lavoro io. Ma dai, fammi il piacere, ti manca solo questo.
sveglia! Dov'è la mia bianchina? L'ha presa Armand, tanto il ragioniere sta a letto. Oh, il ragioniere sono io. Oh, ragioniere, ma lei non stava a letto. Dov'è la mia bianchina? Calma, ragioniere, calma. La macchina mica è stata rubata. E che Armand credeva che lei fosse malata, scusa. Allora, dove sta? Dove sta? Ci ha voluto portare la sua ragazza fuori porta. Fuori porta? Sì, fuori porta. Fuori porta con la mia bianchina. Un sorcino, io mi denuncio. Calma, ragioniere, calma. Ragioniere, ma che fa? Ma questa è la macchina del conto Cordini. Me ne frego. Ma questo non lo può fare. Me ne frego. Ma mi fa cacciare via. Me ne frego. Sì. Ma no, signorina, non si può entrare. Suo zio, il signor Gino, è molto occupato. Uffa, ma mi goffretta. Non ho mai fatto l'anticamera. Cosa sei sta novità? Già, ma vestita così, di là c'è la principessa, la presidentessa delle dame di carità. Ma va bene, cosa che entra? Ciao. Signorina. Dunque, l'appalto consisterebbe in questo. Lei ci dà 2.000 sedie a 5 lire l'una per 4 messe. Fanno 400.000 lire settimanali. Di queste parte andrebbe a lei, una parte alla parrocchia e il rimanente alla nostra opera di assistenza. D'accordo, anzi d'accordissimo. Vedrà che rimarrà contenta. Il popolo di Roma siede sulle mie sedie da anni e nessuno si è mai lamentato. Sì, conosciamo bene la sua serietà e la sua moralità ineccepibile. Permesso? Grazie. Ah, è mia nipote. Buongiorno, zietto. Buongiorno, principessa. Ma come ti sei combinata? Ma ti rendi conto in quale stato sei? Perché? Non ti piaso. Ma l'ho fatto apposta. Per questo sono venuta a spiegarti, zio. Io devo andare a Villa Borghese. Ah, ti sei mascherata, eh? È ancora una bambina. Si tratta di uno scherzo, vero? No, zio, sei una roba seria. Mica da andare a trovare gli uomini. Ne devo trovare uno. E siccome ti teme che sempre aiuta... Io? Ti teme aiuti, vero, zio, che te me aiuti? E l'aiutate pure a cercare gli uomini. Io? Ma no. Buongiorno, signore. No, principessa... Per fortuna me ne sono accorta in tempo e farò sì che nessun cristiano segga più sulle vostre sedie. No, principessa, principessa, c'è un equivoco. Basta, è un'indecenza. No, principessa, mai rovinato, mai. Io finirò in mezzo a una strada e tu su un marciapiede. Ma zio, cosa ho fatto de mal? Meno che avevo nessuna cattiva intenzione. Ah, già, e allora lo fai per beneficenza, forse? Sì, certo, per salvare un innocente, un'amica mia della galera. E ditemi che d'aiutare, va bene? Ma che mi importa a me degli innocenti? Lo sai che quando si tratta di affari io sono peggio di Erode. Allora te me lassi sola, non mi vuoi aiutare? No, no, va via, vattene, sparisci, mi hai inguaiato, mi hai fatto perdere decine di biglietti da 1.000, 2.000 sedie, 2.000... Ah, va via! E va bene, me ne andrò sola, ti aiuterà la divina provvidenza. Sì, ecco, d'accordo, 2.000 sedie, e se si viene a sapere cosa me ne faccio io di tutte ste sedie, se si viene a sapere... Ma bisogna fermarla! Monica, aspetta! Mi fai girar la testa. Girar la testa. Il mio amore sei tu. Il mio cuore sempre in festa. Il cuore sempre in festa. E fermarselo un po' più. Ma dimmi, a voi Femmine Continentale piace molto sta canzone, eh? Moltissimo, perché? Piaceva qualche altra? Sì, piaceva una femmina che abitava in quel palazzo dove t'ho incontrata. Una cameriera. Ah, sì, conoscevi una cameriera in quel palazzo? Sì, ma non era il mio tipo. Mi piace tu, venerina. Devozza dall'amore. Ma come siete ardenti voi meridionali. Temperamento, a me le femmine mi hanno piaciuto sempre. Ma da quando sono nel continente mi sono accorto che le femmine piaccio io. Ma qui c'è gente. Non fuggire, Peduzza mia. Senti, non mi giudicherai male se ti faccio una proposta. Io c'ho da cara malattia, Veneruzza mia. Dolcissima e amabilissima, dimmi. Andiamocene a casa mia. A casa tua? Non ti mettere niente in testa, eh? Solo per un caffè. Ma se capisci? Ma sola sei? Solissima. I padroni sono usciti. Corinetta mia. Oh, vit, Federico. Jacob. Nous sommes en retard. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Quelle combinazioni. Pensavo giusto a lei stamattina per quel permesso di soggiorno. La pratica è quasi pronta, ma bisognerebbe mettere una firma su un foglio. Maintenant? Ah, sì, sì, deve essere pronto per domani. Sai, è questione di un minuto. Entrez, eh? Entrez. Mais nous devons aller au cinéma. Et vous savez dire que nous sommes en retard. Beh, veramente dovevamo andare al cinema, ma... In petite minute seulement, eh, les enfants? Intanto i ragazzi potranno guardare la televisione. Lei non lo sa perché è da poco in Italia, ma alla televisione danno dei film meravigliosi. Vero, ragazzi? Che bugiardo. Ecco qua.
Mi senta a febbre addosso, Venerina. Venerina? Stai calmo. Venerina! Scusa un attimo, eh? Vengo subito. Ma dove lo porti? A casa. Come? Lo consegno all'avvocato. Su, vattene, se no mi rovini tutto, dai, va via, vai. Momento. Chi è che tu? Niente, il portiere, dai, andiamo. Me lo dare, Sì, è stato richiamato, vieni. Opla. Il film non c'è ancora, ma ci sono gli orsi. Restez tranquille, je reviens tout de suite. Ecco, ora chiudiamo la tenda e così vedete meglio, eh? Sì, tanto con quella bella roba che c'è. Buoni, eh? Prego, prego, la pratica è qui. Un minuto, un minuto soltanto. È in evidenza, eccola qua. La viro, ecco qua. La viro e la fila. Où est-ce que je dois? Oh, Jacqueline... Oh, je suis très enchanté de vous. Mais avvocato, che faites-vous? Je suis una donna onesta. Ma anch'io sono un avvocato onesto. Io sono pazzo di voi. Avvocato, pazzo della Francia. Pazzo di De Gaulle. Entra. No, non di là. Vieni in camera mia. È più intimo. Così, subito. Sì, è meglio. Venerina mia, io pazzo sono. Ah, ricordati, solo un caffè. Ma a me il caffè mi eccita, proprio bisogno c'è. Ma cosa c'entra? Da noi si usa, dai. Beh, allora se si usa in continente, io ormai continentale sogno. Aspettami qui. Un minuto solo, torno subito. Sono venuto qua così perché se hai bisogno di me sono pronto a intervenire. Parla piano, ho chiuso il ladro in camera mia. Tu adesso vai in cucina, eh? Io vado a avvertire l'avvocato. Oh, Jacqueline. Oh, no, ci deve essere qualcuno. No. On a sonné. Ah, sonné chi? Il campanello. Ma lascialo stare, il campanello. Ma figure no. Avvocato. Shh. Avvocato. Oh, mon Dieu. Zitta, buoni, parla. Che c'è? Avvocato, senta. Ma ci lei... sono dei clienti, via, lasciami. Aspetti, ho bisogno di lei. Ho trovato quello coi baffi. Coi baffi? Ma ti sembra questo il momento di venirmi a parlare di baffi? Ma sì, il ladro, quello che ha derubato Gabriella. Ma cosa vuoi che mi... Avvocato, se lei non mi aiuta, io dico tutto alla padrona, sa? Va bene, adesso vai in cucina, poi verrò. Su, fila, su. Ma guarda un po'. Accidenti, adesso bisogna aspettare anche sui comodi. Meglio, così stiamo un po' insieme. Ma ti pare questo il momento? Andiamo a fare un caffè per quel disgraziato piuttosto, gliel'ho promesso. Come? A un ladro gli fai anche il caffè? Ma cosa c'entra? È per farlo stare buono, no? Dai. Ma perché si muovono tanto? Fanno sempre le solite cose. Guarda! Non avevo mai visto una cosa così divertente. E tu? Neanch'io l'avevo vista mai. Adesso a me. Ma che fanno, la chiapparella? Ma che, deve essere un nuovo gioco, ma dura troppo. Ma sai che c'è? Che io mi sono stufata. Torno a casa. Aspetta, vengo anch'io. Piano. No. Jacqueline. Jacqueline, ti prego. Un momento, solo. Che scopuffetti, il alla bonne. Ma no, non ti preoccupare, l'ho mandata in cucina. E il troverà les enfants, capirà. Ma no, quelli stanno guardando la televisione. Diremo che li ho invitati io su, Jacqueline. Oh. Prego, signora. Mamma. Come già di ritorno? Graziella, ti ho già detto che non si parla all'orecchio. Sì, carina, non è educazione. Allora lo dico a voce alta. Ma naturalmente. Allora, l'avvocato Guglielmi sta sul divano di casa sua con Jacqueline in braccio. Ma no, non è possibile. Oh, signora. Credevo che lei fosse un gentiluomo. Oh, Jacqueline. La prego, mi lasci andare. Federico? Ma... où sont-ils? Mais les enfants ne sont plus là. Che?
No, si saranno nascosti. Federico? Federico! Venerin! Venerin! Federico? Graziella! Ils doivent être sortis par là. Jacqueline. Ils sont là-bas. Ah, si sono chiusi dentro. Federico, sortez tout de suite. Faccio mia, faccio mia. Avez-vous compris? Alors, sortez. Rovinato, sogno. Ouvrez immédiatement la porte. Oh, quel dommage, mon Dieu, si madame l'apprend. Oh, Jacqueline, non pianga, non pianga. Graziella. Graziellina, vieni fuori. Avvocato. Eh? Avvocato, e ma lì dentro c'è il ladro. Il ladro? E la chiave ce l'ho io. Ah sì? Dammi qui. Come? Mes enfants avec un ladro. Avvocato, voi mi rovinate. Arnaldo! Beatrice. Ma cos'è questa storia con questa svergognata? Beatrice, ma questa volta amore, non ti perdono. Agli altri cosa stai pensando? Ma sei troppo poco. Facciamo troppo. Dica lei che si tratta di un equivoco. Ma che succede qua? Questo chi è? Madonna santissima. Signori, signori, calma, silenzio! Ecco il ladro. Il ladro? Il mio appostamento ha avuto esito felice. Come ho fatto ve lo dirò dopo. Ma che dice questo qua? Ladro sarà lei! Gli ha cornuto magari. Ha cornuto, eh? Colonnello, lo consegno a lei. Benissimo. Furto aggravato, violazione di domicilio e offesa a un pubblico avvocato. Se la passerà bene, mascalzone! Benissimo. Mascalzone a me! Disonesto e affodoso! Un orecchio di scippo! Fermo! È un ordine! Tu mi fai girar la testa, il mio solo amor sei tu, il mio cuore è sempre in festa, e fare marasinana... Basta, basta così. E come? Allora perché mi ha fatto cantare? Ma niente, volevo sapere se conosceva questa canzone, ecco. Ma che stiamo al musichiere? Ma no, che c'entra? Io l'ho visto e mi è simpatico, ecco. Mi dispiace, ma adesso devo scappare. Mi aspetto una Cinecittà per lavoro, ma ci possiamo vedere stasera, se vuole. Possiamo andare insieme, a ballare. Ma certo, sì. Possiamo andare al dancing, al Baobab. Lo conosce? È zona mia. Ci pernotto spesso. Ah, sì? Allora... Virginia! Ampunita! E questo sarebbe a zia morta. Ma no! Al Camposanto te ci manda te a sta zia coi baffi. Ma no, guarda Armando, lascia che ma ti che? Spieghi, guarda io... No, oh. No, è lui che mi deve spiegare com'è che sta con la fidanzata mia. Io? Ma che volete da me? Io non so niente, sarà lei che mi ha fermato. Mi fate pure perdere l'autobus, ma che me frega a me? Io devo andare a lavorare. Sì, è meglio che te ne vai, è meglio. Ti saluto? Un momento, apri! Hai visto che mi hai combinato brutto stupido? Lo sai chi era quello? Il ladro. Ma quale ladro? Quello di Gabriella, quello del Boba. Senti, Armando, e tu mi devi aiutare, mi devi accompagnare a Cinecittà per ritrovarlo. Ma dove? Prima le zie morte, adesso i ladri. Ma per chi mi hai preso? Armando, tu mi devi aiutare, perché sennò io te pianto, hai capito? Te pianto. Andiamo, su. Forza. Vedi questo. Apri. Che fai qui? Niente, aspettavo. Chi? Indovina un po'. Indovinato. Andiamo. Dai, su, forza. Aiuto, lasciatemi. No, 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 lasciatela. La signorina è con me. Con voi. Sì, sì, non ho fatto niente di male. Sì, sì, io capisco che l'apparenza, ma ecco, si tratta che la signorina doveva cercare una persona, uno coi baffi, allora ha visto lei. Adescavi passanti. Ecco, sì, adescavi passanti. No. Adescava è una parola grossa. Ad ogni modo io ero nascosto dietro quell'albero pronto ad intervenire per proteggerla. Allora perché... lo confessate, siete il protettore. Sì, perché la ragazza poverina non è molto pratica di queste cose. Allora io come zio... Benissimo, come... allora venite al commissariato. No, ma io sono una persona per bene, sono lo zio. Avanti, poche storie, sono io zio. Lui no, era qui per proteggermi, ve lo giuro. Appunto, proprio i protettori non andiamo a cercare. Avanti, io sono innocente.
vi schiaffo, tutti, per associazione a delinquere. Tolto l'omicidio, sono stati toccati tutti i reati del codice. Tu, turbamento dell'ordine pubblico. Tu, violazione di domicilio. Tu, adescamento. E tu, protezione... Sì, ma protezione della giovane. Sì, vabbè, protezione della giovane. Ah, dottore, io trovo che quello che ha spinto queste povere giovani ad agire è stato un disperato bisogno di giustizia. Lei, avvocato, è meglio che si stia zitto. Il disperato bisogno di giustizia se lo faccia soddisfare dalla sua signora invece che dalle cameriere. Eccellenza, l'unico innocente a quel mezzo sogno io. Io solo sono una vittima. Sì, una vittima di queste vipere. Tutte hanno approfittato di mia. Stia zitto e non parli, che lei nero nero che me deve portare pure ieri. Ma guarda la parola. Silenzio! Qui dentro parlo solo io. E adesso fuori. Fuori! E cercate di non farvi vedere ancora qui dentro, sennò la prossima volta... Non vi ascolto nemmeno e vi sbatto tutti a Regina Celi. Fuori! Andiamo. Fuori! Avanti, via! Via! Che maniera! Andiamo. Andiamo. Sapessi come si sforma a pensare che quell'innocente sta in galera? Figurati adesso i padroni, non faranno che rinfacciarcelo ogni giorno, ogni ora. Beh, se è meglio rassegnarsi. Demo va. Oh, guardate. C'è nessuno? Uno coi baffetti. Scusi, cerca qualcuno? Io sì. Io cercavo una che fa un servizio qui, si chiama Gabriella. Gabriella? La conoscete? Ve lo dicevo, io è proprio lui. Ah, ma allora stavate aspettando a me. Certo, e adesso viene al commissariato con noi. Al commissariato? Perché? Ha fatto di male, oh? Aspetta un momento, può darsi che se Gabbia pentio che ha portato la trussa. È questa la trussa. La trussa? Ma che state dicendo? Ma che volete da me? Dove vai, oh? Già, fa il finto tonto adesso. L'aria da paino con i baffetti. Proprio come l'ha descritto quella disgraziata. Gabriella sta in galera per colpa sua. Madonna santa, Gabriella, la fidanzata mia, sta in galera per colpa mia. E che ho fatto io? Ma questo è il fidanzato? Ma lei è Pasquale? Sì, io fidanzato Pasquale so io. Ma perché sta in galera? Che è successo? Ditemelo! Ma no, stia calmo, guardi, stia tranquillo. Gabriele è innamorata pazzamente di lei. Vabbè, che l'hanno messa in galera perché è innamorata di me. Così, proprio così, perché è innamorata di lei. Oddio, che pasticcio. Come faccio a raccontarglielo? Ma scusate, non sarebbe forse meglio che ci dicesse tutto Gabriella personalmente? Noi gli procuriamo una visita in prigione e lei ci conta il fatto, no? Giusto, questa sì che è una buona idea. Aspettate un momento. Lei prima ci deve promettere che sposa Gabriella, sennò tutto è inutile. Ma certo che la sposo, io al mondo non voglio andro, Sono proprio contenta, Gabriella era così preoccupata. Ma no. Bravo Pasquale, lei sì che è un uomo in gamba. Antonio, ti ringrazio. L'ho fatto per te, Pasquale. Avevo paura che mi schifavi, che non mi sposavi più. Ma quello era un uomo, Gabriella. Tu perché ti sei messa con Andromo? Perché assomigliava tutto a te, Pasquale. Era tutto ritratto tuo. Dici vero? Non mi credi più, vedi? Era meglio che non ti dicevo niente. E adesso ti faccio pure schifo. Come puoi dire questo, Gabriele? Io ti voglio tanto bene. Io ti voglio sposare, sai? Pasquale, perdonami. Gabriele, sei tu che devi perdonare a me. Meno male. Ne so proprio levato un peso. Lo sapevo che andava bene. Guarda. Oh, l'ho trovato venendo qui. Dite un po', se Gabriella dice la verità, la lasciano libera. Speriamo. L'importante è che si sposino. Poi l'altro si troverà, no? Io vado in chiesa a ringraziare Santa Zita, Oh, di Ave Maria pure per me. E anche per me. Ci rivediamo a casa. Io ti voglio tanto bene, Pasquale. Gabriele, chi lo dice?
siccome l'ho vista davanti all'altare di Santa Zita, allora mi sono detto, forse la signorina mi può essere utile. Utile io? E come? Lei è fedele di Santa Zita, non è vero? Sì, è la mia patrona. Ah, lo sentivo. Io sono fedele di Sant'Antonio. Permette? Mario Casoni. Beh. E come me? Noi dovremmo essere tutti come una grande famiglia. E vede, io sento che Sant'Antonio mi ha mandato da lei. Glielo stavo appunto chiedendo quando una voce mi ha come risposto. Abbi fiducia in me. Abbi fiducia in me. È un miracolo, capisce? Un miracolo. Un miracolo? Ma non è possibile. Ma come non è possibile? Senta, signorina. Mi ascolti. Ora le spiego. Io, vede, sono solo, sono molto solo. Lei sa cosa significa essere soli? Sì, sono sola anch'io. Allora mi capisce. È appunto questo che io chiedevo a Sant'Antonio. Dicevo, Sant'Antonio, dammi la grazia di incontrare l'anima gemella. E Sant'Antonio mi rispondeva, abbi fiducia in me, abbi fiducia in me. Così io ci sono andato e plaf, è arrivata lei. Oh, Sant'Antonio benedetto. No, Santa Zita benedetta. Ed ora allaccia. Che cosa? Oh, ma non sei proprio documentata, piccola. Allaccia, le braccia, incrocia, così, come si fa nella società. Si fa così, che certo. Bello. E adesso brindiamo come fanno i signori. È una vecchia usanza svizzera. Al nostro amore. Ostrega ciò, come che ti corri? Corro, corro perché la vita è breve. La vita è una ventata, un soffio. No. Ma che c'è? Che è successo? Beh, mica ho paura, eh. Ma paura di che cosa, piccola mia? Degli uomini come te. Mi sono di quelle che si innamora. E ti sei così sfacciato. Sfacciato io? Per carità. Io sono perfino timido. Sei tu che mi hai messo un certo fuoco addosso, capisci? E se ti dice un ciacolon? Ciacolon? No, dico. E se mi innamoro, ti me sarà fedele? Fedele io? Fedelissimo. Io dove m'attacco muoio. Vedi, bambina, sei tu che mi fai paura. Io da quando t'ho conosciuto non capisco più niente. Tu mi hai fatto girare la testa, capisci? Anche a te. È la prima volta che mi capita. Aspetta. Cos'è che ti faccio girare? La testa. Sai come dice quella canzone? Tu mi fai girare la testa. Il mio solo amor sei tu. Il mio cuore è sempre in festa. E fermarsi non può più. Gira, gira tutto il mondo. Basta! Ma come? E io ti canto con il cuore in mano, così, con la voce bassa, come piace adesso, e tu mi dai le spinte, eh? Ma che fai? Ti metti a piangere adesso? Scusami, sai, hai questa canzone. Ma tu... tu hai mai portato i baffetti? A chi? Ah, io? Sì, perché? Niente, pensavo... Ti piacciono? Ah, penso che me li sono fatti tagliare proprio 2 giorni fa. Ah, ma se vuoi posso anche farmeli ricrescere. Guarda. Mi preferisci così? Mm? Oh, Maria Vergine, Maria Vergine, come sono disgraziata, Maria Vergine. Ma che ti succede? Che ti prende? Ma proprio così dovevo capitare. Con me? Ma perché? Che ti ho fatto? Niente, niente. È che mi sono commossa, ecco. E dove vai adesso? Un momento di là, a lavarmi la faccia. Ah, bell'effetto che ti ho fatto. Ma no, cosa che entra? Sì, sì, ho capito, va pure. Intanto io provvedo a pagare il conto, eh? Beh, dico, non ti fidi? No, no, cosa che entra? Cercavo il fazzoletto. Ah. Ammazzala, che fiducia però, eh. Che è tutto? Sì. Quant'è? 1.500. Le spiace se le do spicci? Per carità. Scusi, eh.
fanno sempre comodo, no? Ma te ha rubato dentro le cassette delle Remosina, eh? Buona questa! La cassetta delle Remosina! Ma sì, Virginia, ti dico che è proprio lui! Ma non ci possono essere dubbi! Ma sì, sì, è proprio un tipo così per bene! Come quello che ha descritto Gabriella! Bello, elegante! Ma lascia perdere, basta che sei sicura, perché se ci sbagliamo un'altra volta qui andiamo a finire tutte in galera, sa? Eh? Oh, senti, fa una cosa. Portalo al garage d'Armando. E così vediamo proprio se è lui. Al garage? Ma qui non ho che vien. Sì, va bene, addio. A chi telefonavi? A casa, se è molto tardi. Ma come, vuoi già andare via? Oh, sì, voglio andare via da qui. Vorrei andare in un posto più intimo, più tranquillo, più romantico. Cosa ne dici? Io? E io non chiedo di meglio. Andiamo. Armando, ma vuoi uscire? Ti devo parlare, esci! Ma vuoi uscire? Ma tu mi vuoi far licenziare, ma non te basta quello che è successo? Ma Norma, stavolta è diverso, ci sono tutte le serve del quartiere. Quello là deve confessare davanti a tutti, capito? Sì. Deve essere una cosa grossa, devono parlare tutti i giornali. Sì, allora sai che fate? Andate a Piazza Venezia o al Colosseo, ma qui non deve succedere niente, ma voi lascia perdere. Ma la trappola sta per scattare. Scattare? Qui sì, c'è uno che sta per scattare, so io. Eccoli! Ma... stanno arrivando! Eccolo, sta arrivando. Presto, nascondetevi, mettetevi là dietro, su. Anche tu, Venerina, nasconditi. Ma che succede, Virginia? Ma io ti voglio bene, ma ti devi nascondere. Ma perché, come? Guarda, io... Oh, ti sei fatto male? No, niente, ma... Armà, lo sai che ti voglio bene? Sì, pure su, io. Ma fammi sto piacere, ma... mettiti sotto, su. Dove? Eccolo. Ma questo è matto. Su, andiamo, entra. Qua nessuno ci disturberà, vedrai. Come? Ma avevi detto che mi portavi in un posticino romantico e mi porti qui, in un garage. Maria Vergine, come ti sei sofistico. Su, andiamo, muovite. Vedrai che seratina ti faccio passare. Vieni, caro, non aver paura. Ma sei proprio sicura che qui non verrà nessuno? Speriamo di no. Chi è? Ma e queste chi sono? Donne di servizio, fedeli di Santa Zita come me. Fate un po' vedere. Ma chi mi hai portato? Ma questo non c'ha nemmeno i baffi. Sta sicura, se l'hai tagliati, l'ho visto mi sulla carta d'identità. Su, falla vedere. A chi? Perché? Ma insomma, chi cercate? Un tipo come te, soltanto che vogliamo essere sicure. Fuori la carta d'identità. Non fare il solletico, eh. Fuori? Su le manine, la carta d'identità la tiro fuori io. Eccola qua. Beh? Sì, lo so, non sono riuscito molto bene. D'altra parte, una vecchia fotografia di tanto tempo fa. Sei proprio lutte, dico. E poi ti sentissi come sa cantare, tu mi fai girare la testa con tanta passione. Oh. È proprio quello che cercavamo. No, per carità, canto così, per diletto. Certo, un certo gusto canoro ce l'ho, ma che c'entra? Ma perché? Che fate qui? Un concorso, una festa? La festa te la facciamo noi, quando finirai in galera, brutto farabutto. Lo sai che Gabriella le mantellate per colpa tua? Gabriella? Sì. E chi è questa Gabriella? Chi la conosce? Poi dico, ragazzi, guardate che qui c'è un equivoco, eh. Io sono un ragazzo per bene, insomma, piantala, sei la trusta di Gabriella, tirala fuori, eh. Se no... Ma che me ne faccio di una trusta? Fosse un servizio per bardo, lo capirei. E tu, disgraziata, che ti sei messa in testa? Ma come, io tiro fuori un sacco di soldi e ti pago i pranzi. E tu... Ma è sempre possibile, io vado a rubare una trusta per pagare poi i pranzi a una bruttona come questa qui. Piantala, sa, piantala. In galera, ti devo andare in galera. Non tanto per la trusta che ti garoba, sa, ma perché ti sei un vigliacco, un farabutto. Ti approfitti di quelle come me, delle poverette che non le domanda altro che un po' di comprensione, un po' di tenerezza. Vigliacco! Ma questa è diventata latte, diventata. E io gli vado anche a cantare e tu mi fai girare la testa. Ma tu mi fai girare... Sapete che vi dico, me ne vado. Fermatelo! Lasciate scappare! Di qui se non dici dove hai messo la trusta, sai? Dai, con sta trusta, piazza! E tu le mani addossare a mia ragazza, niente mi metta, capito? Beh, chi la tocca? Io dicevo semplicemente che la trusta non ce l'ho. Arma, ma te vuoi impicciare per i fatti tuoi? L'hai lasciata a casa, no? Sì, sì, è vero, abita via della Fornace 92, ci vado io. Va bene. Buona idea, io l'accompagno. No, tu resti qui, l'accompagnerà qualcun altro. No, ci vado con zio Gino, tanto abituato. Ma non potete lasciarla andare. La mia povera mamma è malata, morirebbe di la paura. Madre malata, ma che lasciatemi dice? Andare via. Portatelo di qua, su, forza, seguitemi. Oh, ma lasciate voi qua. Lasciatemi. Aspetta, Virginia, che mi comprometti? Ci rimetto il posto. Arma, se tu non mi aiuti io... Ma come ecco, io ti scarico sulla sella sotto, sta buona, attenta che qualcosa è pericoloso. Basta, fa quello che ti ho detto, va là. Ma poi ce l'hai le prove che lui è là? Arriveranno quando arriverà Monica. Ma me vuoi dire che poi fa? Ma non ti preoccupare, adesso vedrai. Oh.
Voi portatelo qui, avanti! Lasciatemi! Ma mi volete lasciare andare? Cammina! Oh, meno male che c'è uno che ragiona. Vada là dentro. Dove? Lì! E perché devo andare lì? Perché mi va così. Ma è diventata matta! Zitto! Zitto, cammini! Ma dico! Vada! Ma stia ferma! Ma è matta proprio! Ma lo sai che con quell'affare lì, una volta uno ci ha ammazzato un amico, non l'ha letto sul giornale? No, non l'ho letto, ma lo leggerò domani se non entri subito! Ma lei deve capitare, va bene, va! E tu alza! Te sei impazzito! Alza! Fermo! Ma qui andiamo a finire tutti in galera! Fai come ti ho detto! Senta, ti vuole... va bene, va bene! Vabbè, tanto coi matti non si può ragionare! Oddio, non ci vedo più! Aiuto! Ma che fa? Oh! Matte! Ma fatemi scendere! Fatemi scendere! Io! Ma sta fermo con quella fa! Fatemi scendere! Ma mi volete far scendere! Maledette servasse! Se confessi che hai rubato la trussa ti faccio scendere! Ma ve l'ho già detto che non sono stato io! È cretino accusare uno solo perché canta tu mi fai girare la testa! Ma pianta! Allora perché hai scelto proprio quella? Ce ne sono tante! L'edra, il sole, piove, resta con me! Ma che c'entra? Ho cantato tu mi fai girare la testa perché mi è venuto quella, no? E poi non è neanche il mio genere, io mica canto così, io canto alla Dallara, urlato, così, attento un po'. Chi sei tu? Non lo so, ma nei miei sogni sempre ti avrò, sei come un'atmosfera e sento un brivido blu. Un momento, non si può entrare qui. Perché? Perché il garage è requisito. Requisito? Mi dia la parola d'ordine. Ma che parola d'ordine? C'è la mia macchina qui. Ma che parola d'ordine? Allarmi! Sta venendo gente! Oddio, arriva il ragioniere. Sono rovinato. Come nascondo? Oh, meno male che arriva qualcuno, così potrò scendere. Vengo, non ti muovere, Ossaro. Chiudi dentro e non ti far sentire, hai capito? Chiudi! E voi state calme. Ci penso io. Cosa state facendo? Che succede con la mia macchina? Sì, sì, lo so che è la sua macchina, ma stia calmo. Adesso è occupata, ecco. Occupata? Ma scusi, lei non stava con Armando a Cinecittà? Sì, sì, ma dopo le spiego. E adesso se vada a fare un giretto e torni tra mezz'ora. Ma che mezz'ora e mezz'ora? Io rivoglio la mia macchina subito, sa? No. Ehi, signore, dico, ma mi aiuti lei? Quelle sono diventate matte e mi faccio scendere. Ma scusi, chi è lei? Ma cosa fa lei sulla mia macchina? E cosa vuole che faccia? Una passeggiata? Non vede? Mi hanno chiuso dentro. Scenda, scenda subito, scenda. Senta, questo è un ladro e noi siamo state costrette a metterlo al sicuro, ha capito? Nella mia auto? Sì. Ma cosa è diventata, regina Cè? Ma io chiamo la polizia. No, polizia. Ragioniere. Ragioniere, ragioni? La polizia, no. Avete sentito, ragazze? Vuol chiamare la polizia. Via, riflettete. Se mi lasciate libero, vi perdono. Vi non perdono. Gli date retta, non lasciatelo scappare. Ferme, aspettate, ferme. Giù quelle cose. Ma non hai sentito? E adesso come vi mettete? Quella è andata ad avvertire la polizia. Oddio, se ci prendono questa volta ci mandano a tenere compagnia Gabriele. Noi dobbiamo rischiare. E speriamo che l'altra tonta arrivi prima della polizia. Senti, Virgilio, aspetta. Speriamo, state ferme. Con quel bastone. Stia ferma. Spero che tanto hai mantellato e non ti fanno mica entrare. Ma che volete? Chi siete? Stia tranquilla. Ma quella è roba di un mio inquilino, non potete. Calma, signora, calma. Si tratta di un'azione di polizia. Polizia? Sì. Ma quella è una donna. Ah, sì, ma è di servizio. Ma... davvero? Una sì. Donna? Sì, è una donna, ma è proprio di servizio, signora. Questo glielo posso giurare. Un momento, ho trovato delle polizze. Eh? Forse l'avrà impegnata. Speriamo, ma fa presto. Vassoio d'argento. No, questo no. Valigia con cerniera. No, questo no. Ciondolo d'oro. No, questo no. Anello con castone. No, questo no. Catenina d'oro. No, questo no. Braccialetto d'argento. No, questo no. Per di qua. Per di qua, signor commissario. Se sono ancora loro, le mando tutte a Porto Longo. Ergastalo. Ergastalo. La camera a gas. Maledette. Commissario, venga. Venga, sono state loro, sa. Questa è la mia bianchina. Eccola, eccola, me l'hanno presa. Lo sospettavo. Ancora voi, eh? Un altro coi baffetti. Dottore, guardi che queste sono delle pazze, delle criminali. Ma lo sai che mi hanno messo quassù solo perché cantavo tu mi fai girare la testa? Ma come? Non ha nemmeno i baffetti stavolta. Ma no, siamo sicure questa volta, signor commissario. Il ladro della trussa è proprio lui. Non è vero, signor commissario. Io sono incensurato. Disgraziata bugiarda. Ma io ti denuncio, sai, per diffamazione e sequestro di persona. Un momento, signor commissario, un momento. Virginia non c'entra, sono stato io che ho tirato su il ponte con quello lì. Non è vero, no, guarda. Non è vero, commissario, anche lui ha approfittato della mia macchina per fare i suoi porci comodi. Ma no, non è vero. Deve arrestare anche lui. Silenzio, gli ordini li do io per banco. Avanti, una denuncia per voi. Prima io. No, prima io, commissario. No, non è io, signor commissario. La macchina è mia. Silenzio.
Oh! Avanti, faccia calare il ponte. Oh, finalmente. Avanti, via, 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 non state a perdere tempo, su. Avanti, venga fuori. Andiamo, su, venga fuori. Beh, signor commissario, grazie della collaborazione e arrivederci. Aspetti un momento. Tempo, fretta. Dobbiamo prima chiarire tutta questa storia. Lo sapevo. Chi ci va di mezzo sono sempre le persone per bene, eh? Ah, finalmente. Ci starai un bel pezzetto, Regina Celi. Ma come? Ma come? Lui solo? Ma tutti devono essere arrestati, signor commissario. Ma tutti! Ma scusi, commissario, noi che c'entriamo? Ma se non siete riusciti a trovare una sola prova contro di lui, una sola! Mi dispiace, ma adesso chi ci va di mezzo siete proprio tutte quante voi. Arriva Monica! Ma Monica, ho trovato la Monica! E lui il ladro! Lasci andare, le ho detto! Siamo tardi, abbiamo le prove! Ha visto la signora che mangia, lei ha visto il commissario, è lui il ladro! Sì, ma... è lui! Sì, garantisco! Ma chi garantisce lei? Se l'hai impegnata a tutto, c'è scritto tutto, faglielo leggere. Fammi vedere, so benissimo. Fatemela vedere, su. Trus d'oro massiccio con smeraldi. Ha visto come sta arrivando il commissario! Oh, prendetelo! Mettetegli le manette. Ha visto? E così, gira, gira, e ha avuto ragione tu, eh? Peccato. Peccato che al commissariato non servano delle cameriere, se no... No, lei ha finito di fare cameriera, perché me la sposa. Auguri. Grazie. Povero Marco. Scusami, ti ho fatto male. Niente, niente, anzi, questo ferro di cavallo mi ha portato fortuna. Beh, non ti approfittare adesso, eh? Andiamo, su. Andiamo su, tutti fuori, su. Via, 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 via. È inutile. Le cameriere di oggi non sono più come quelle di una volta. E vengo. Tutto va, tutto va. Tu mi fai girare la testa. Il mio solo amore sei. E fermarti non vuol più. Giro, giro intorno al mondo. Quando tu mi dici sì, il mio cuore è un vagabondo che va in giro notte e dì. Quando sogno, sogno te. Quando sogni, sogni me. Baci mando a te, mille baci mandi a me, io vorrei cambiar pianeta.